Grazie veramente, grazie a tutti per la presenza di questa sera. Sono sicuro di una cosa: dopo questa cena le mura di Albano tremano. Questo è poco ma sicuro, nessuno si aspettava un risultato così importante. Siamo andati oltre ogni aspettativa. Io vorrei iniziare ringraziando, non sarò lunghissimo nell'intervento perché poi continuiamo a mangiare dopo a sentire Franco che canta. Vorrei ringraziare tutti i ragazzi che da circa 2 anni mi seguono e che credono nel nostro progetto, che è un progetto che va controcorrente. Per chi mi conosce sa che a me piace andare controcorrente, contro quello che gli altri fanno solitamente. Ecco, questi ragazzi ogni giorno vengono chiamati dagli altri politici d'Albano e a questi ragazzi viene proposto un posto di lavoro piuttosto che un ruolo politico importante, e loro tengono duro, tengono la barra ben diritta e continuano con il progetto che abbiamo iniziato circa 2 anni fa, che è un progetto rivoluzionario che farà d'Albano una città pilota, che cambierà l'intero paese. E dico a voi, lo dico a voi che siete qui stasera, io sono in piedi davanti a voi, ma lo dico anche alle persone che non ci sono, lo dico anche ai delusi della politica, lo dico a chi si sente tradito dalla politica o dalle persone che fanno politica, e lo dico attraverso questa terra che sento mia, l'Italia la sento mia. È il momento di dire basta, e queste elezioni, questo momento storico ci dà la possibilità di cambiare realmente le cose e di mantenere attivo il sogno italiano. In questi 2 mesi, quelli che ci separano dalle elezioni, le persone che per 20 anni hanno contribuito alla distruzione nel nostro paese, che ci hanno portato allo stato in cui ci troviamo, vi chiederanno un'altra possibilità. Ma noi amiamo troppo la nostra terra per fare in modo che i prossimi 5 anni siano come gli ultimi 20. Non lo possiamo permettere, perché in gioco c'è il futuro dei nostri figli. E allora ci alziamo, sbattiamo bene il pugno sul tavolo, diciamo basta e diciamo che 20 anni sono più che sufficienti. Ed è questo il motivo per cui sono in piedi davanti a voi stasera. Perché tutte le volte che quella promessa non è stata mantenuta, ci sono stati italiani, uomini, donne, lavoratori, imprenditori, studenti, che hanno avuto il coraggio di mantenere vivo quel sogno. Ed è proprio grazie a quel sogno che troviamo la forza di andare avanti, e dobbiamo smetterla. Dobbiamo smetterla con queste dipendenze, basta con le dipendenze. Dobbiamo capire nella maniera più assoluta che le promesse sono soltanto delle misure provvisorie e non delle soluzioni definitive. Dobbiamo metterci in testa che le famiglie vanno aiutate sul serio. Dobbiamo dare sussidi. E adesso il momento, è questo il momento, per dare i sussidi alle famiglie che non arrivano a pagare l'affitto a fine mese. È questo il momento per aiutare le famiglie che non possono pagare la mensa dei figli a fine mese. È questo il momento in cui dobbiamo pretendere di applicare la legalità, la sicurezza. Non possiamo permettere che anche solo un cittadino italiano sia costretto a murarsi vivo dentro casa o a dormire con un'arma sotto al cuscino o dentro il cassetto nel comodino al fianco al letto, per tutelare la propria famiglia e i propri figli, perché loro sono il nostro futuro. Ed è questo il momento di dire basta alle nuove costruzioni e di riqualificare gli immobili in disuso.
disuso che sono ad Albano, io parlo ad Albano, ma in tutta Italia, e con gli immobili in disuso ci facciamo le case popolari, è semplicissimo. E le case popolari le diamo alle persone regolari, che sono iscritte regolarmente ad una graduatoria. E con gli immobili in disuso ci facciamo gli asili comunali e ci facciamo le strutture per gli anziani. Gli anziani sono le persone più abbandonate dalla nostra società, eppure hanno contribuito con le loro mani a costruire il nostro paese. Vedete, ogni tanto mi prendo 2 secondi, mi capita abbastanza spesso per rilassarmi e per pensare alle cose che mi accadono e rifletterci un po' su. E ultimamente rifletto spesso su un episodio che mi è accaduto un paio di mesi fa. Ero a Termini perché stavo andando ad una manifestazione alla quale ero stato invitato per impedire la costruzione della discarica di Falcognana, ed ero in fila per fare lo scontrino per prendere un caffè. Questo episodio mi ha segnato, perché dietro di me c'era un signore piccolino, molto magro, con i capelli bianchi, lo ricordo veramente come fosse ieri, con la camicia e con la giacca. Ricordo addirittura il profumo, pensate un po', perché aveva il profumo che portava mio padre quando io ero bambino. E questo signore mi ha chiesto un soldino, mi ha chiesto un soldino. Naturalmente ho fatto quello che ognuno di noi avrebbe fatto in una circostanza del genere: ho pagato la colazione a questo signore e mi ci sono messo a parlare. Questo signore era un uomo di 75 anni, nato a Roma, sposato con un figlio, ha fatto per 50 anni il muratore, per 50 anni il muratore, quindi lui fisicamente con le sue mani ha costruito il nostro paese. Adesso è rimasto vedovo, il figlio purtroppo si è trasferito all'estero e con quello che guadagna riesce a malapena a sopravvivere, non può aiutare il padre. Lui percepisce una pensione di 480 euro al mese, ne paga 250 per una camera in affitto a Roma ed è costretto a fare l'elemosina per sopravvivere. E questo è lo Stato italiano che dà 278 euro a un disabile al 100% che non può neanche uscire di casa perché le nostre terre sono piene di barriere architettoniche. Allora vi dico, hanno detto che il manifesto che ho fatto elettorale, che è girato molto per Albano, da un'immagine di Simone arrabbiata. Io sono incazzato nero, non sono arrabbiato. Il manifesto rende l'idea, va bene così, ma come facciamo a non essere arrabbiati con le persone che di fatto hanno distrutto un paese che fino a 30 anni fa era uno dei più belli del mondo? Ed è per questo che sto qui in piedi davanti a voi stasera, perché abbiamo realmente la possibilità di cambiare le cose. È un momento storico difficilissimo, lo sappiamo tutti, ma questo ci dà un enorme potere, perché mentre gli altri giocano a spartirsi le poltrone e elogiano la loro esperienza politica che di fatto ha devastato un paese nel giro di 30 anni, noi siamo qui, ci mettiamo la faccia con il coraggio della gioventù, ma non l'inesperienza, perché vi garantisco che la mia squadra è composta da tecnici professionalmente validissimi che sono in grado di governare un paese. E questo è quello che stanno dicendo tutti, lo dicono tutti. Il sindaco d'Albano è già Simone Carabella e l'abbiamo dimostrato questa sera. Il sindaco di Albano è già Simone Carabella. E non c'è un obiettivo che non si può raggiungere, basta volerlo. Vince solo chi osa farlo. C'è chi sopravvive, c'è chi esiste
E chi decide di vivere appieno la propria vita, assumendosi le responsabilità delle decisioni che prende. Ecco, noi ci siamo assunti la nostra responsabilità e siamo certi che Albano farà da scuola. È questo il momento anche per abbassare le tasse. In un periodo di crisi è possibile abbassare le tasse? Certo che è possibile abbassare le tasse. Faccio l'esempio della tariffa sui rifiuti. Noi qui paghiamo la massima aliquota nonostante abitiamo a 100 metri da una discarica. Possiamo tranquillamente applicare, come fanno i paesi civili del mondo, la tariffa puntuale, che è quella tariffa, che elogia e dimezza la tassa al cittadino che differenzia, ma punisce il cittadino che la differenziata non la fa. A voi la scelta, ed è quella che applicherò. Il cittadino onesto che rispetta le regole, con la tariffa puntuale paga la metà della tassa dei rifiuti. E lo stesso vale per il discorso che facevo prima per le mense scolastiche. È giustissimo dare sostegno a chi non può pagare la mensa, ma dobbiamo darla a chi non può pagarla sul serio, non a chi presenta un licenziere e porta il bambino a scuola con il SUV. Quello va punito, e va punito alla grande, perché deve essere un esempio per tutti. Ed è fondamentale oggi capire chi abita i nostri territori. Immediatamente daremo più potere e aumenteremo di numero gli agenti della polizia locale, perché c'è bisogno assoluto di sicurezza, assoluto! Bisogna fare un censimento, non possiamo più permettere ai fantasmi senza nome di abitare i nostri territori, non ce lo possiamo più permettere. Chi abita ad Albano, ma chi abita a Roma, chi vive in Italia, deve avere un nome e un cognome. E la ripartizione del denaro deve essere equa. Non possiamo far finta di aiutare. Ascoltate bene quello che sto dicendo, è importante. Non dico non possiamo aiutare. Dico non possiamo far finta di aiutare un milione di clandestini che arriva e lasciare con 400 euro al mese il signore che ho conosciuto a Termini e che ha contribuito a costruirlo il nostro paese. Così come non possiamo far finta di aiutare lo stesso milioni di rifugiati politici che tra un po' arriverà in Italia e lasciamo ragazzi disabili con 280 euro di pensione, o malati di SLA, di SMA, di sclerosi, di distrofia, malattie invalidanti al 100%, con una pensione misera di 280 euro al mese. L'aspetto di cui sto parlando è un aspetto nazionale, ma rispecchia in pieno ciò che avviene ad Albano. Perché la sanità non funziona e purtroppo l'abbiamo sperimentato tutti. Andiamo al pronto soccorso ad Albano, facciamo 15 ore di fila. E la soluzione me l'hanno data gli stessi infermieri che lavorano ad Albano. È semplice, è applicabile nell'immediato. C'è un'ala che abbiamo pagato noi ad Albano del nuovo pronto soccorso che ancora non è in funzione. Basterebbe fare una percorrenza, un'ala, soltanto per i codici bianchi, che sono il 70% dei codici, a pagamento. E perché a pagamento, direte voi? Perché la maggior parte delle persone che va al pronto soccorso con un codice bianco ci va per un mal di testa o è extracomunitario. Ok? Se paghiamo, una persona che ha il mal di testa va dal medico di famiglia. L'extracomunitario che non paga le tasse in Italia paga la prestazione del pronto soccorso. Purtroppo il perbenismo imperante di chi ci sta governando ha portato l'Italia alla deriva. Ma io sono sicuro del fatto che vincendo le elezioni d'Albano daremo sicurezza al nostro paese. C'è bisogno di speranza, c'è bisogno di futuro. In questo momento il futuro siamo solo noi. Mettiamocelo in testa.
Dobbiamo soltanto iniziare a crederci, e questa cena, per quanto mi riguarda, è un ottimo inizio. Andiamo a vincere tutti insieme le elezioni di Albano. Grazie.